Ciao, oggi sono a casa dei miei genitori perché visto che pare che in politica facciano le cose e vadano avanti soltanto i figli di, faccio vedere che pure io sono figlio di e vi presento i miei genitori. Alla mia sinistra c'è mio padre Vincenzo, e alla mia destra mia Maria. madre. Ecco, visto che figli di, ma sono figlio di, dice che cosa fate voi nella vita, cosa avete fatto nella vita? Io nella vita, oltre a studiare, io ho lavorato in Regione Campania e mi interessavo di formazione professionale. E tu? Io impiegata, ho cambiato un paio di lavori. Beh, adesso pensionata al minimo e non mi hanno dato la differenza ai 1.000 euro, forse. Come? Non lo so, non li meritavo e questo è. E visto che i politici danno ai propri figli, trasmettono ai propri figli le cariche, gli assessorati, c'è cioè il figlio di quello che è parlamentare, il figlio di quest'altro che è assessore comunale, un posto in regione, a me i miei genitori hanno dato in realtà la ricchezza più grande che potessero dare, cioè la dignità, che è la cosa fondamentale per portare avanti la propria vita e per poter pensare di governare una regione e per poter pensare di far arrivare finalmente il futuro, perché il futuro della Campania o si chiama dignità o non si chiama.